COP Comunità Alloggio Bosco è una casa residenza per anziani accreditata con l'azienda USL di Ferrara e attualmente può ospitare numero 29 posti appunto accreditati con l'azienda USL per persone non autosufficienti e 26 posti a libero mercato per persone autosufficienti o lievemente non autosufficienti. È nata dalla lodevole iniziativa di alcune persone residenti qui nel territorio che avevano molto a cuore il problema degli anziani e così attraverso un loro cospicuo contributo economico, grazie all'apporto anche di numerosi tecnici locali, grazie a un contributo da parte del comune di Mesola e a un contributo da parte della regione Emilia-Romagna, il 30 luglio del 1987 è stata fondata questa comunità. Attualmente conta oltre 500 soci. La struttura ospita 55 persone ed occupa 42 dipendenti e diversi liberi professionisti. La cooperativa nasce nel 1967 con il nome di Cooperativa Cofferasta per concentrare l'offerta agricola dei propri associati e concentrare la commercializzazione dei prodotti frigoconservati e lavorati. 10 anni dopo trasforma il proprio nome in Cooperativa Costea e diventa anche società di fornitura di mezzi tecnici e agricoli. Nel 2016 ottiene il riconoscimento di organizzazione di produttori e oggi appunto è una vera e propria organizzazione di produttori che conta 100 soci con impegno di conferimento e 500 soci per quanto riguarda l'acquisto dei mezzi tecnici agronomici. Quindi la cooperativa Costea si occupa prevalentemente di servizi tecnici agronomici, commercializza praticamente tutto quello che riguarda l'assistenza tecnica, vendita di fitofarmaci fino alla fornitura vera e propria di piantine di frago. Il fatturato nel 2017 è di circa 4 milioni e mezzo, commercializza prodotti freschi, 70.000 quintali, produttori che acquistano prodotti sono circa 600 e conferenti frutta sono circa un centinaio. La maggior parte della commercializzazione è svolta dalla Cofferasta S.p.A. La cooperativa Gorino quest'anno festeggia il 25esimo anno da quando è stata fondata. È nata come una cooperativa di pescatori, è diventata una cooperativa di coltivatori di vongole veraci. Questo mestiere viene tramandato in padre e in figlio. La differenza dei nostri genitori a noi è che i nostri genitori prendevano un prodotto solo adulto che nasceva in natura, noi invece prendiamo un prodotto da seme, un prodotto piccolo, e lo portiamo a prodotto adulto e dopo viene raccolto per essere commercializzato alle grosse distribuzioni. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che è unico e speriamo di mantenerlo e che i nostri figli mantengano questi posti così fantastici come sono. Integrazione Lavoro nasce nel 1992 da un'associazione di volontariato impegnata nel territorio ferrarese da diverso tempo con l'obiettivo di dare una risposta a un gruppo di cittadini con disabilità per quanto riguarda tutta una serie di attività di inserimento lavorativo da costruire dopo i tradizionali percorsi scolastici. Con il tempo le attività si sono diversificate per dare sempre maggiore risposta alla cittadinanza e ad oggi, dopo 25 anni, abbiamo una cooperativa che nel complesso si occupa principalmente di 4 attività. La prima è quella del centro HCAD, l'altro settore è quello che riguarda l'accompagnamento sociale. Gli altri settori della cooperativa svolgono le loro attività principalmente a Baura, che è il luogo che vedete alle mie spalle, sede della casa famiglia che ospita 8 persone con disabilità prive totalmente o parzialmente del sostegno familiare e del fienile, che è il quarto settore, quello dedicato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità. La
La cooperativa agricola Quadrifoglio nasce nel 1967 con l'esigenza di alcuni agricoltori per la lavorazione e la coltivazione della barbabietola da zucchero. In seguito è stato ampliato il settore di intervento, cercando di offrire risposte alle richieste dei soci rispetto alle coltivazioni di cereali. Pertanto sono stati fatti investimenti acquistando attrezzature per la lavorazione dei terreni e per la raccolta di grano, mais e soia. Per ottimizzare i tempi e migliorare il servizio offerto ai soci è stata introdotta anche la vendita di concimi, dagli agrofarmaci e delle sementi affiancata all'assistenza tecnico-agronomica. Oggi aderiscono 129 aziende, lavorando 1.500 ettari di terreno che vengono compresi tra Francolino e Bondeno. Il servizio che diamo ai soci permette di seguire tutto il ciclo produttivo. L'impegno, allora come oggi, è quello di far crescere questa realtà, migliorando sempre, nonostante momenti difficili che l'agricoltura da anni sta attraversando. Questo nella speranza di dare un futuro alle aziende nel nostro territorio ferrarese. La cooperativa del mare nasce nel 1983 e viene fondata da 18 pescatori che svolgevano tutti lo stesso lavoro, cioè pescatori a strascico. Questa cooperativa, alla fine degli anni 80, è una delle prime cooperative che acquistano novellame di Tapes filipinarum e impiantano questo nuovo tipo di mollusco all'interno della sacca di Goro. Da qui il boom negli anni 90 con la nascita della produzione di vongole in tutta la sacca di Goro. Col passare degli anni l'attività prevalente della cooperativa diventa l'allevamento di vongole. Attualmente la cooperativa è formata da 41 soci, ha in concessione demaniale 5 specchi acquei distribuiti nella sacca di Goro. La prerogativa della cooperativa quindi attualmente è la produzione di vongole, opera sul mercato italiano, però non vende direttamente il proprio prodotto al cliente finale, ma commercializza il proprio prodotto a stabulari, dopodiché il prodotto viene insacchettato in contenitori adatti alla vendita per il pubblico e quindi arriva sui mercati tramite pescherie e la grande distribuzione.